Buonasera a tutti e bentrovati. Questo è il primo dei quattro dialoghi che Zona K proporrà in questi giorni all'interno di un convegno che abbiamo voluto intitolare Reality, ma con il punto di domanda. La parola protagonista di oggi è paesaggio. Per parlarne abbiamo invitato Vittorio Lingiardi. Buongiorno Vittorio. Buongiorno, Buonasera. buonasera. Insieme a Vittorio ci sono Leonardo De Logu, Valerio Sirna e Arianna Lodeserto dei DOM. Buongiorno, anzi buonasera, ben arrivati. Buonasera. Bentrovati. Allora, abbiamo invitato Vittorio Lingiardi a parlare di paesaggio perché Vittorio è uno psicanalista, psichiatra, docente alla Sapienza di Roma, anche appassionato cinefilo. Il suo ultimo libro, colgo l'occasione per citarlo, è Al cinema con lo psicanalista, uscito da poco, per Cortina. Ma il motivo per cui abbiamo invitato Vittorio è che nella sua vastissima, produzione si è occupato anche appunto di paesaggio, o meglio di mindscapes, che è il titolo di un suo libro, mi pare uscito nel 2017, sempre per Cortina, in cui si occupa del rapporto tra la nostra vita psichica e il paesaggio. I DOM sono con noi perché chi li conosce lo sa bene, sono un collettivo multidisciplinare con base a Roma, ma potremmo dire più che mai cittadini del mondo. Che si occupa prevalentemente di articolare esperienze che hanno a che fare con il rapporto tra, che mettono in relazione il rapporto tra i corpi e lo spazio, corpi e paesaggio, centro e periferia, stanzialità e nomadismo, e sperimentando varie possibilità di immersione nello spazio pubblico e nello spazio urbano, molto spesso indagato nelle sue zone più, diciamo, marginali e periferiche. Penso soprattutto all'Uomo che cammina, che è questa traversata di svariate ore dentro le città. È stato fatto a Milano, a Roma, a Marsiglia, in moltissime città italiane e non solo, ed è un'esperienza appunto di attraversamento dello spazio urbano. Di fatto il loro lavoro è, potremmo definirlo, perdonatemi la brutalità della sintesi, come un lavoro che continua a interrogare lo spazio come possibilità di relazione tra l'individuo e la comunità e la collettività. Dunque, da questo dialogo ci aspettiamo un confronto, io credo che sarà molto interessante, appunto, sul concetto di paesaggio e sulla relazione che abbiamo con il paesaggio. Inizierei con una prima domanda a Vittorio, che così ci aiuta anche a disegnare le coordinate teoriche di questa riflessione che stiamo tentando insieme. E dunque chiederei a Vittorio, affidandomi al suo brillante talento di sintesi, di provare a delinearci qual è la scena psichica del paesaggio, che è argomento che tu tratti molto bene, in maniera molto articolata e anche molto suggestiva nel tuo libro Mindscapes. Grazie e buonasera a tutte e a tutti. Allora, per me è semplice partire da una frase che amo molto. È una frase di un collega francese, si chiama Jean-Bertrand Pontalis, e dice: ci vogliono parecchi luoghi dentro di sé per avere qualche speranza di essere se stessi. Ecco, quando io ho incontrato questa frase, ho iniziato a riflettere un po' sul mio nomadismo, un po' sulla mia memoria, e un po' sulla mia passione di raccogliere oggetti, fotografie e cartoline che mi ricordassero la vastità dei percorsi possibili. E alla fine sono giunto alla conclusione che questo pensiero mi ha insegnato due cose, questa frase mi ha insegnato due cose. Una, che la nostra storia e la nostra geografia sono due momenti di formazione psicologica fondamentali e molto intrecciati. Siamo quindi, secondo me, inseparabili dai luoghi, sia per amore sia per rancore, e che i nostri luoghi non sono mai un luogo solo. Ci vogliono appunto, come dice Pontalis, parecchi luoghi.
Ora, sarebbe interessante, e io ho cercato di farlo appunto nel mio libro Mindscapes, domandarsi come li scegliamo i nostri paesaggi, posto che per me il paesaggio, e così lo dico subito per sgombrare il campo da ogni possibile malinteso, non è il belvedere. Il paesaggio non è mettersi in una posizione privilegiata e guardare la bellezza del Golfo del Tigullio o le colline toscane. Quello è una forma di paesaggio, ma i paesaggi sono molti e sono, secondo me, diciamo, dei luoghi inseparabili dalla costruzione mentale che ne facciamo. Per questo ho proprio in qualche modo inventato, anche se poi non si inventa mai niente, perché ho scoperto che era già stato utilizzato questo termine, ma insomma ho un po' inventato la parola mindscape, perché il landscape è il, diciamo, lo sguardo che possiamo avere sulla geografia, sulla terra del paesaggio, mentre il mindscape è il modo in cui, da un punto di vista psicologico, da un punto di vista neuroestetico, da un punto di vista politico e inevitabilmente da un punto di vista poetico, creiamo un legame con il paesaggio. Un legame che fa del paesaggio al tempo stesso, secondo me, una scoperta, perché il paesaggio è fuori da scoprire, ma anche un'invenzione. Un'invenzione è anche la possibilità di scoprire qualche cosa che avevamo già dentro di noi. Cioè noi possiamo trovare il paesaggio che ci parla, per, ripeto, per amore o per rancore, perché in qualche modo il paesaggio è già dentro di noi. Può essere guardato come una parte naturalmente del mondo reale, ma anche e soprattutto, credo, come un luogo dell'identità e della memoria. E in questo senso ci sono dei paesaggi più personali o dei paesaggi più collettivi. Più avanti magari mi piacerà ricordare in questo senso, cioè nel legame tra paesaggio e memoria, il grande lavoro poetico fatto da Andrea Zanzotto. E naturalmente è un luogo di immersione sensoriale, cioè faccio fatica a immaginare il concetto di paesaggio senza viverlo da un punto di vista percettivo, non soltanto con lo sguardo, che è appunto il tema del belvedere, ma soprattutto con il corpo, con i miei recettori, con la sensorialità, con l'udito, con l'olfatto. Per arrivare quindi al concetto, diciamo, di mindscape, bisogna attraversare molte sensorialità, molti ricordi, molte componenti della nostra identità. Ricordo che sembriamo uno, ma siamo in molti dentro di noi, e naturalmente moltissime discipline. Io lo faccio più da un punto di vista, diciamo, della scrittura e del pensiero, e quindi per coltivare la mia idea di mindscape ho attraversato molte discipline. Sono infatti, da questo punto di vista, senz'altro in debito verso molti libri, e in questo senso posso dire che anche la libreria della mia casa, il modo in cui ho organizzato sui miei scaffali i diversi libri, mi hanno in qualche modo aiutato a costruire un paesaggio domestico, perché anche la casa e gli oggetti della casa sono un paesaggio. In questo senso mi piace ricordare un termine che a volte noi psicoanalisti utilizziamo, che è quello di oggetto evocativo, cioè perché quella cartolina, quell'immagine, la consistenza di quel sasso, la forma di quella conchiglia o la curva di quella strada diventa in qualche modo un luogo che troviamo, che creiamo, perché già ci abita. E in questo senso è importante ricordare, c'è un bellissimo libro di Simon Sciama che si chiama Paesaggio e memoria, ricordare che il paesaggio in questo senso non è mai natura. Il paesaggio è sempre una cultura che noi proiettiamo sulle montagne, sugli oceani, sulle foreste, ma anche sulle città, anche sulle strade, anche sulle pianure e sugli hinterland che circondano le nostre città. E tutti gli oggetti che compongono il paesaggio, gli oggetti umani e gli oggetti, diciamo così, naturali, che sono poi culturali, formano in qualche modo delle strutture psichiche, e ciascuna di esse ha il suo universo di significato emotivo, sensoriale. Abitano quindi i ricordi,
abitano quindi i progetti, perché per esempio il tema del paesaggio è molto legato anche al tema dell'investimento sul futuro, sui luoghi del nostro futuro, e naturalmente anche abitano i nostri sogni. È molto interessante, in un capitolo del mio libro lo faccio, riflettere sul modo in cui i paesaggi popolano le nostre attività oniriche, il significato collettivo, archetipico, collettivo, ma anche inconscio individuale, assumono nei nostri sogni. E quindi, diciamo, credo che possiamo parlare di paesaggio come qualcosa che ha a che fare con un dialogo che definirei genetico-ambientale, sia con i nostri antenati, sia forse anche con il primo incontro che abbiamo avuto con il volto che ci ha guardato. Winnicott, un pediatra e psicoanalista del secolo scorso, diceva una cosa molto bella. Diceva che il bambino guarda nel volto della madre lo scorrere delle nuvole, l'apparire del sole, è il suo primo paesaggio, e quindi questa piccola meteorologia infantile immediatamente ci immette nella nostra relazione, nel nostro orizzonte paesaggistico che attraversa tutta la nostra esistenza. Grazie, mi sembra che ci siano moltissimi spunti, ti ringrazio e sapevo che saresti stato assolutamente sintetico e chiarissimo. A questo punto io chiederei ai Dom di provare a spiegarci un po' il senso del loro lavoro e provo a porgervi la domanda in questo modo. Il vostro lavoro, che possiamo definire a tutti gli effetti un lavoro teatrale, però prevede l'uscita dallo spazio teatrale e l'immersione nello spazio pubblico. Ora, il teatro, anche nella sua forma architettonica più tradizionale, penso per esempio ai teatri all'italiana, almeno teoricamente dovrebbe essere uno spazio pubblico. Quindi la domanda che vi faccio è: perché uscirne? Buongiorno a tutti e a tutte, buonasera a tutti e a tutte. Questa è una domanda che ci siamo fatti molte volte in questi anni e ancora non siamo arrivati ad una risposta definitiva. Sia io che Leonardo, poi per Arianna il percorso è stato diverso, per quanto sempre tangente, però sia io che Leonardo siamo cresciuti dentro il teatro, quindi amiamo la Scatola Nera, continuiamo a frequentarla anche al di là dei progetti di Dom. Però nel nostro percorso collettivo ad un certo punto il livello di astrazione che comporta il lavoro in sala, dello studio chiuso di un teatro, senza luce, senza vento, ci ha spinti a un certo punto ad uscire, a barcare la soglia e a cercarlo fuori, il teatro, in una dimensione più larga, ma anche estremamente più inafferrabile. E in questo siamo tutti e tre uniti un po' nella grande fascinazione che nutriamo per i luoghi, e ci innamoriamo specialmente di quei luoghi che manifestano delle questioni aperte, dei problemi, delle lotte, luoghi che non sono pacificati ma che anzi ti chiedono, come dice Donna Haraway, di rimanere a contatto con il problema, con la complessità del presente e con tutti i suoi assemblaggi naturali, culturali, tecnologici, politici, economici, eccetera. E soprattutto l'aperto, rispetto al teatro, secondo noi permette di integrare nell'esperienza in modo inequivocabile, o forse molto equivocabile, il non umano. C'è un verso di un poeta francese che si chiama Noël Arnaud, che abbiamo rinvenuto qualche anno fa nella Poetica dello spazio di Bachelard, che dice: io sono lo spazio in cui sono. Ed è un'espressione molto sintetica e molto efficace, che ha accompagnato un progetto di attraversamenti urbani e di camminate pubbliche a Roma, e a cui potremmo prosaicamente aggiungere che io sono anche tutti gli spazi in cui non sono stato, in cui sono stato, in cui sono state le persone che amo, gli spazi in cui sarò, ma forse anche quelli di cui non farò esperienza. E quindi forse è un po' per andare più profondamente dentro la radice di questo verbo essere che siamo usciti dal teatro, in qualche modo. Volete, Leonardo, Arianna, volete aggiungere qualcosa rispetto a questa domanda? Ma io aggiungerei soltanto che, come dire, che
che forse c'è stato anche, cioè, riguardandolo oggi in questi giorni, c'è stato anche un desiderio smodato a un certo punto di inaspettato e di ingovernabile che il paesaggio offre, che l'aperto offre. E quindi a un certo punto stavo cercando di ricollegare quali sono gli eventi, anche quando abbiamo cominciato il nostro lavoro intorno al 2009-2010, io credo che ci fossero anche delle, come dire, c'erano degli echi che venivano dal contesto storico, insomma i primi fine anni 90 e primi del 2000 sono stati anni di grande riappropriazione dello spazio pubblico, tutti i movimenti no global di cui noi abbiamo fatto parte, di cui eravamo insomma parte in quegli anni, sono stati anni che hanno respinto le persone a rioccupare lo spazio pubblico come spazio di conflitto e come spazio di racconto di una diversità possibile. Credo che quegli anni lì, quando abbiamo cominciato, eravamo veramente alla fine di quel movimento noi con il nostro lavoro volevamo rimarcare un desiderio di ristare nello spazio pubblico, di poter riportare i corpi in quell'inaspettato, in quel luogo nel quale appunto c'è qualcosa di difficilmente governabile dal progetto artistico. E quello per noi era una fonte di nutrimento, e è tuttora una fonte di nutrimento molto forte. E è chiaro che oggi lo riguardiamo con invece il tempo che stiamo vivendo, che è un tempo in cui tutto quello che è imprevedibile è la cosa più pericolosa, che viene spunto dal discorso pubblico, e anzi tutta l'organizzazione dello spazio pubblico è nella direzione di far sì che non esistano imprevisti. Ecco, questo come dire, forse ribadisce ancora di più il fatto che dobbiamo continuare ad abitare lo spazio pubblico, e il perché il teatro è forse diventato parziale rispetto al ragionamento su qual è il luogo che contiene la rappresentazione del tempo che viviamo. Quindi forse c'era anche un discorso per il quale il teatro, la scatola nera, la caverna del teatro, era troppo ridotto all'interiorità, all'interno, rispetto a un discorso pubblico che invece, come ha detto Valerio, coinvolgeva un parterre di elementi che contribuiscono alla definizione di paesaggio molto più grande. Quindi avevamo bisogno di allargare i confini dallo stretto del discorso sull'umano, tipico del Novecento, tipico anche di un teatro che si fa poi principalmente nel Novecento dentro la scatola nera, perché il teatro esisteva molto prima, e molto prima è sempre stato nel paesaggio, fuori dalla scatola nera. È un po' una convergenza della fine dell'Ottocento e del Novecento, quella di chiuderlo dentro il monologo interiore dell'uomo, con l'uomo al centro di uno spazio neutro. Era da qualche parte la ricerca di rimettere l'uomo nella giusta dimensione, e l'umanità nella giusta dimensione, quello di un partecipante come tanti altri alla definizione del reale del paesaggio. Quindi ecco, credo che ci fosse anche questo desiderio di uscire da una visione antropocentrica del teatro da qualche parte. Bene. Ecco, allora, quello che avete detto mi fa da sponda perfetta all'altro spunto che volevo sottoporvi, e volevo sottoporre a tutti, sia a Vittorio che ai Dom. Allora, e che ha a che fare, strettamente a che fare appunto anche rispetto a quello che stava dicendo Leonardo ora, al momento che stiamo vivendo, no? Allora, l'emergenza sanitaria sta imponendo un controllo dei corpi dentro lo spazio pubblico delle città, no? Quindi la pandemia, come sempre accaduto per tutte le pandemie della storia, sta ridisegnando radicalmente i nostri spazi pubblici, sta ridisegnando le città, sta ridisegnando la qualità delle relazioni all'interno di queste città. Stiamo facendo delle esperienze per noi abbastanza nuove, per le nostre generazioni, diciamo, no? Quindi queste città svuotate, queste città silenziose, queste città in assenza di movimento, di relazione, dove sperimentiamo empiricamente proprio sui nostri corpi un regime di controllo che pare necessario e inevitabile, che nessuno contesta, ma che sicuramente avrà
e ha e avrà soprattutto nel tempo enormi conseguenze culturali, sociali, antropologiche, eccetera, eccetera. Allora, io chiederei prima magari ai Dom e poi a Vittorio. Voi, per esempio, io penso, mi sono fatta questa domanda che è un po' paradossale e mi sono chiesta, ma sarebbe possibile un'edizione dell'uomo che cammina dentro una città sottoposta a un regime di lockdown? Evidentemente no, ma pensando a quest'ipotesi impossibile, quali pensieri vi vengono? Cioè, come state? Io so, mi risulta che voi per esempio in questo momento a Roma stiate lavorando a un progetto di un giardino negli spazi esterni del Teatro India, correggetemi se sbaglio, ma mi pare che stiate facendo questo, che è un progetto molto interessante perché è un progetto di costruzione di un giardino che è un giardino vero, botanico, con piante, erbe, eccetera, eccetera, ma è anche l'ipotesi di un giardino alternativo dei saperi. Però, appunto, la mia domanda è: come si può abitare lo spazio pubblico attraverso delle azioni performative teatrali, pensando a quello che sta accadendo nelle nostre città in questo momento? In che rapporto ci si mette con queste città ridisegnate dalla pandemia? La domanda è difficilissima, perché credo che noi non abbiamo ancora, cioè, perché credo che siamo completamente dentro la tempesta e quindi non abbiamo ancora fatto un ragionamento per retrospettivo su questo. Quindi quello che posso dirti è che L'uomo che cammina è un inno alla permeabilità, è veramente stato per noi il lavoro che ci ha permesso di raccontare in maniera più netta a volte diciamo che reclamiamo un diritto alla permeabilità degli spazi, e l'uomo che cammina è davvero questo viaggio dentro le città nel quale, come dire, approfittiamo di tutti quegli spazi di porosi che riescono a mettere in contatto in maniera inedita luoghi diversi, che si fanno drammaturgia, che si fanno esperienza per lo spettatore, appunto dentro una drammaturgia che non è una narrazione, ma è un susseguirsi di stati diversi percettivi dati dai luoghi che vengono attraversati e da quello che viene prima e da quello che viene dopo. Ora, in uno spazio urbano in cui almeno La percezione che ho è che tutto quello che stiamo mettendo in campo, cioè che la pandemia sta costringendo lo spazio pubblico a intanto una riduzione del movimento delle persone, quindi sta sempre di più riducendo lo spazio della mobilità. Questo significa anche chiudere tutti gli spazi di permeabilità e di porosità, significa riuscire a controllarli il più possibile. Questo diventa un elemento, cioè dal nostro punto di vista estremamente, cioè non solo estremamente problematico, ma come dici te, che influenzerà profondamente i corpi e gli spazi dedicati ai corpi all'interno della città. Quindi, per esempio, per noi in questo momento, per esempio, è stato divertente vedere come a un certo punto, subito dopo il lockdown, fossero arrivate tantissime richieste di uomo che cammina, perché da vari soggetti produttivi italiani, perché era chiaramente subito uno spettacolo, un progetto che poteva permettere ancora al teatro di esserci laddove i teatri erano un po' poco attraversabili, che si poteva appunto piuttosto, immaginavamo che lo stare in città potesse facilitare ancora in qualche modo l'esistenza del teatro. Eppure per noi l'uomo che cammina vive di tutti quegli incidenti e di quella popolosità tipica delle città, di tutti quegli avvenimenti che non sono controllabili e che in qualche modo fanno la drammaturgia, entrano dentro in modo inaspettato dentro la drammaturgia, seppure il nostro lavoro di scrittura costante del paesaggio, quindi il nostro è costantemente questo lavoro tra scrittura e lasciare dei margini perché le cose accadano in maniera inaspettata. Ecco, tutto questo mi sembra, ci è sembrato molto complicato, abbiamo deciso di non farlo, l'uomo che cammina nei vari contesti che ci hanno proposto, perché, come dire, questa dinamica per cui un lavoro diventa un automatismo di risposta, c'era qualcosa che non ci convinceva, oltre al fatto che le domande sullo spazio pubblico stavano cambiando, per cui
non solo stavano cambiando, ma si stava trasformando lo spazio pubblico di fronte a noi. Quindi quello che invece abbiamo scelto di fare è quello di restringere il campo, è quello di in qualche modo decidere di incidere su una porzione limitata di spazio, probabilmente anche dedicarci al tema dell'abitare e della stanzialità in maniera più focalizzata, più puntuale, mentre, come dire, forse il nomadismo era stato il tema che più ha caratterizzato gli ultimi anni, i primi anni di lavoro. E questo che significa? Significa, appunto, come dicevi te, fare un giardino, ma fare un giardino è prendersi cura di uno spazio, guardarlo e leggerlo con occhi diversi, da un lato, e dall'altro prendersi cura di una comunità di persone. Perché un po' seguendo seguendo anche un po' la parabola del lavoro di Gilles Clément, che è stato un po' ispiratore sicuramente rispetto al tema dei giardini, Clément dice che al centro del giardino c'è quello che l'umano ha più di prezioso, che deve difendere con delle mura, è il meglio che c'è in quel tempo. Ecco, Clément alla fine degli anni 90-2000 dice che al centro del giardino c'è il selvatico, che la nostra umanità deve difendere la dimensione selvatica. Ecco, dentro Wild Facts, dentro questo progetto che stiamo facendo, noi abbiamo rimesso al centro invece del giardino il fare comunità e lo stare il co-creare, diciamo. Quindi abbiamo provato a rimettere al centro della questione il come si fa a stare insieme dentro un tempo che ci sta spingendo a un isolazionismo sempre più forzato e a una stanzialità molto, molto forte. Ecco, quindi sono delle non risposte rispetto alla domanda che facevi, ma diciamo piuttosto delle piccole indicazioni di rotta che ci sembra di intravedere in questo momento. Però appunto è comunque un messaggio che arriva dal centro dell'incendio, quindi è molto difficile riuscire a dare una risposta netta rispetto a dove stiamo andando. C'è, come dire, secondo me un universo percettivo e intellettuale che si sta disponendo e riorientando da qualche parte e che è forse anche da qualche parte un allontanamento da quello che abbiamo fatto in passato. Certo. Ecco, Vittorio, rispetto a questo discorso, appunto, no? Alla nostra relazione di individui, di soggetti psichici dentro queste città che stentiamo a riconoscere, no? Il nostro rapporto con il paesaggio, tu lo spieghi molto bene, è sempre insieme una ricerca del nuovo e un bisogno di riconoscimento in qualche modo, no? Oscilla in questa dialettica. Allora mi chiedo che tipo di relazione psichica abbiamo con queste città dove lo spazio pubblico è sempre più negato e domina invece uno spazio privato asserragliato in un certo senso. Vorrei fare un piccolo passo indietro perché mi fa piacere trovare una connessione tra il mio lavoro e il lavoro dei DOM e questa connessione la trovo in una fotografia scattata da Richard Long nel 1967 e questa fotografia si intitola A Line Made by Walking. Il richiamo e la fratellanza con l'uomo che cammina è chiaro. Cosa rappresenta la fotografia di Richard Long? Rappresenta un prato al limitare di un piccolo bosco e la traccia di un sentiero che si è formata con il ripetersi, diciamo, del camminare su questo prato dall'artista. Quindi è l'avvento del corpo dell'artista nel paesaggio, questa fotografia, e parla esattamente di quello di cui si parlava prima, cioè del tema della permeabilità, dello sconfinamento, dell'identificazione, del richiamo tra un umano che cammina e un contesto che diventa tale nel momento in cui viene attraversato. Quindi il tema dell'attraversamento degli spazi è molto importante, al punto tale che un'altra coincidenza che mi fa piacere ricordare, io di solito preferisco non chiamare l'esperienza, per esempio, psicoanalitica delle sedute, il percorso analitico, come giustamente molti fanno, ma lo chiamo spesso la traversata, proprio perché ritengo che sia
da valorizzare questo aspetto anche imprevedibile della traversata, quindi anche di una traversata nel mare, con tutte le variazioni climatiche e meteorologiche che una traversata può portare. Ecco, dove arriva la traccia del sentiero di Richard Long? Arriva a un piccolo spazio naturale, e mi viene in mente che quello spazio può rappresentare un luogo dove alcuni nostri pensieri attendono di essere scoperti. Con un'immagine molto poetica, Donald Meltzer, uno psicoanalista americano, diceva che a volte il bosco rappresenta solo la coda di un cervo che bruca nella notte, noi notiamo soltanto il guizzare della sua coda bianca. Ecco, ci muoviamo verso un'oscurità dove possiamo trovare dei chiari nel bosco, possiamo trovare, come dice Maria Zambrano, una radura che aiuta a riorganizzare i pensieri. Questo, secondo me, è il compito dei pensieri e dei corpi in un momento in cui gli attraversamenti fisici sono ovviamente complicati, sono ovviamente percorsi più della mente in questo spazio che non percorsi del corpo. Ma per raccontare l'elaborazione che possiamo fare di questo interdetto, che è un interdetto ahimè necessario, sia lontanissima da me qualunque tentazione, come invece altri fanno, di parlare di questa situazione come di una situazione appunto di uno stato di polizia che controlla il movimento dei corpi. Io da questo punto di vista non ho nulla a che fare con un pensiero in questo senso negazionista e con il lamento del liberticidio. Sono un medico, peraltro, e penso che sia necessario quello, il sacrificio a cui tutti noi ci stiamo sottoponendo. Ma allora, a proposito di spazi e di Covid, ecco, il simbolo di cui vorrei parlare, che rappresenta, credo, qualche cosa dello stato mentale che va coltivato, è quello della finestra. Perché la finestra, che è stata una grande compagnia e che è una grande compagnia in queste giornate, in questi mesi, e che peraltro è il luogo che sancisce anche, ahimè, la differenza di contesti ambientali dentro il quale siamo isolati e anche la differenza sociale che lega queste diverse esperienze, perché quello che si vede dalle nostre finestre o quello che si vede appena scendiamo in strada per fare un po' di spesa segna molto anche l'organizzazione sociale dei paesaggi, naturalmente distingue tra le persone che hanno una condizione più fortunata e persone che hanno una condizione meno fortunata. Ma in questo senso mi fa piacere ricordare che la finestra è proprio un luogo di confine. Le posizioni della finestra possono essere aperta, chiusa o socchiusa, e credo che queste tre posizioni della finestra siano anche tre posizioni mentali che devono descrivere i nostri diversi stati emotivi e i nostri diversi, orizzonti politici e relazionali e sociali in questo mondo, perché oggi tutti noi abbiamo esperienza di bisogno di chiuderci, bisogno di aprirci e bisogno di rimanere permeabili e interlocutori nell'essere socchiusi. Prima di morire, Rilke scrisse un bellissimo ciclo, un piccolo ciclo poetico che si chiamava proprio Le finestre. L'ha scritto in francese, credo che sia stato pubblicato postumo, e contiene dei versi che secondo me sono tra i versi più belli che sono stati dedicati a una finestra. Dice: finestra, l'esempio di libertà insicura nell'impatto con la sorte, forma che dai misura all'esterno troppo forte. Ecco, questi versi mi hanno molto tenuto compagnia nei giorni del lockdown, perché davvero l'esterno può essere troppo forte, ma davvero non possiamo fare a meno di una cornice e di una visione che nel momento in cui ci protegge al tempo stesso ci offre, come dicevo prima, lo spazio psichico della soglia, questo diaframma io-mondo, questo confine che ci separa e ci unisce al contesto, ci espone anche mentalmente, ma anche ci protegge. E alle finestre reali delle nostre case vorrei aggiungere, proprio riflettendo sul rapporto tra corpo, spazio, visione e
diciamo, momento pandemico e lockdown, un'altra finestra, altre finestre che sono cruciali in questa nostra transizione, in questo nostro attraversamento, sono le finestre, i nostri schermi, sono gli schermi da cui adesso possiamo, grazie ai quali possiamo comunicare, schermi che in tanti momenti ci sono sicuramente insopportabili, ma sono stati comunque capaci di tenerci insieme, di tenerci in dialogo mentre ci separavamo, mentre ci allontanavamo. Schermi, insomma, capaci di consentire, direi così, una continuità nell'incertezza delle nostre relazioni affettive e, per quanto mi riguarda, anche terapeutiche, perché è grazie a queste finestre che ho potuto continuare a lavorare con i pazienti e i pazienti hanno potuto continuare a lavorare con me. Un'ultimissima considerazione, ma mi viene proprio dal cuore, sul tema del giardino, e sono felice di avere appreso che c'è un progetto di pensiero attorno al giardino. Io dico sempre che in un mondo ideale, lo ricordava anche una collega inglese che si chiama Nina Coltart e che ha scritto, in un mondo ideale tutti gli psicoterapeuti dovrebbero avere un giardino. Io ho molto l'idea del terapeuta come giardiniere, non tanto o non solo perché c'è una possibilità, diciamo così, di avere una fonte di nutrimento emotivo che non sia nell'analisi e nella terapia, ma sia anche proprio in una specie di diciamo coltivare e guardare e godere di una dimensione totalmente naturale nel rapporto comunque tra uomo e giardino, ma anche perché credo che le qualità del giardiniere siano simili alle qualità del terapeuta, cioè sono delle doti di amore per la varietà e pazienza per l'attesa. Ricordo appunto una bellissima definizione proprio di giardiniere come di guardiano dell'imprevedibile e di guardiano di quello che viene chiamato appunto un territorio mentale di speranza, come è sempre il giardino. Quindi nell'opera vivente che è il giardino, cosa c'è di meglio di questi tempi che lavorare a un progetto che ci rende tutti guardiani dell'imprevedibile, ma anche guardiani e creatori di una speranza animata dall'amore per la varietà e dalla capacità di aspettare pazientemente la trasformazione per tornare alla traversata. Grazie. Ecco, questo discorso sul giardino ci porta anche verso un pensiero che so essere molto caro sia a Vittorio che ai Dom, che è la teoria, il pensiero di, appunto, Leonardo l'ha già citato prima, di Gilles Clément intorno al terzo paesaggio, no? Che è una questione che i Dom hanno affrontato spesso nel loro lavoro, cercando anche di declinarla e di attraversarla proprio fisicamente, no? Sappiamo che il terzo paesaggio, secondo Gilles Clément, sono tutti quei luoghi, non luoghi in un certo senso, abbandonati dall'uomo, che possono essere molto diversi per statuto, per storia, per esperienza, ma portano in sé, come dire, no, la ricomparsa del selvatico, della natura nell'interstizio dell'umano, no? Quindi l'umano che arretra in un certo senso, che lascia, che abbandona, e la natura che torna in forme diverse, non sempre confortanti e rasserenanti, anzi spesso anche in forme inquietanti che ci interrogano molto da vicino. Ecco, rispetto sempre a quello che sta accadendo in questo momento, abbiamo sentito molta retorica, no? Sul fatto che in queste città, appunto, fermate dal lockdown, la natura stesse tornando a riprendere il sopravvento. Abbiamo visto anche, c'è stata fatta anche molta calligrafia, no? I canali di Venezia con l'acqua finalmente pulita, i pesciolini, le paperelle, eccetera. Oltre appunto questa calligrafia del bel vedere, per citare di nuovo Vittorio, la questione del terzo paesaggio è una questione invece, come dire, ben più complicata e appunto è molto meno confortante di così. Ecco, ai Dom chiederei adesso, appunto, no, rispetto a tutte le loro riflessioni sul terzo paesaggio e su quello che su qual è la possibilità di abitare questo terzo paesaggio in questo momento, cioè che cosa racconta il terzo paesaggio delle nostre città in questo momento? Grazie.
vado io. Ma intanto diciamo che per noi il concetto di terzo paesaggio è stato una chiave che ha aperto delle porte di ragionamento, in cui sicuramente una delle più, delle, come dire, delle più coerenti rispetto a quello che dicevo prima è il fatto che il terzo paesaggio esiste dentro questa sottrazione della mano dell'uomo dallo spazio, quindi è, diciamo, l'osservazione che Gilles Clément ha fatto di tutti quei luoghi in cui la funzione data dall'umano veniva regrediva, diciamo, e le dinamiche vegetali e cosiddette naturali, diciamo, prendevano il sopravvento rispetto a delle dinamiche di funzionalizzazione dello spazio. Questo, come dire, nella lettura che fa Gilles Clément, in quello che, come dire, poi ha informato il nostro lavoro e che è molto connesso a quello che diceva Vittorio prima dell'amore per la diversità, è che il terzo paesaggio è di fatto un grande bacino di biodiversità, quindi è di fatto nelle nostre città il luogo in cui viene preservata quella diversità animale e umana, perché poi il terzo paesaggio è anche quel luogo abitato da chi non riesce a stare dentro i binari della vita e del progetto di vita delle nostre città, quindi il terzo paesaggio, come dire, se ospita una diversità vegetale, animale e di insetti, ospita anche chi cerca luoghi per dormire che non sono quelli degli spazi organizzati, o sono i luoghi dove spesso avvengono dinamiche di prostituzione. Quindi sono tutti quei luoghi che accolgono e che offrono uno spazio per tutto quello che deve essere espunto dalla vista del perbenismo borghese delle nostre città. Quindi diciamo che il terzo paesaggio ci ha aiutato a mettere a fuoco qual era una tensione che noi avevamo rispetto al desiderio di diversità, al sentirci anche noi stessi diversi dentro questo tempo. Ora, che cosa fa in questo momento? Per me il terzo paesaggio è un contraltare forte proprio per questo bacino di diversità che rappresenta, ha una dimensione omologante tipica di questo tardo neoliberismo che stiamo vivendo. Quindi è di fatto un contraltare di pensiero e di pratiche. Quello che noi stiamo facendo, magari ne parlano anche gli altri, è aver immaginato Wild Fact e questa creazione del giardino proprio come una pratica di resistenza dentro la quale, dentro il tempo, un tempo costretto come il nostro, in cui continuare ad interrogarci rispetto a che cosa mettiamo all'interno di questo giardino, di questo spazio di terzo paesaggio, perché poi il giardino che stiamo creando a India è di fatto un residuo di una ex fabbrica abbandonata, che è la Miralanza, e che ha forse un elemento in più che fa fare un salto anche al concetto di terzo paesaggio, che è quello di tossicità, perché questo luogo è un luogo particolarmente inquinato, dato dagli scarti di lavorazione del sapone, che era tipico della produzione della Miralanza, in cui appunto il tema della tossicità è un tema centrale. Questo tema della tossicità è come dire, qualcosa che forse va rimesso al centro del ragionamento, che sicuramente è dentro il tema della nostra ricerca. No, quindi non soltanto luoghi di biodiversità, quindi luoghi che abitano, che raccontano una forma diversa di abitare il mondo, ma anche una forma di reazione, di coesistenza con la dimensione tossica dell'esistente. In cui a volte l'elemento vegetale è da grande insegnamento, perché le piante riescono a trasformare la tossicità in nutrimento. Penso che in questo momento abitare la tossicità del nostro tempo sia una pratica di addestramento dei corpi a un tempo che stiamo vivendo e forse che verrà, in cui abbiamo bisogno di capire come stare dentro questo nuovo presente che ci si sta ponendo di fronte.
Vittorio, so che anche tu ti sei occupato molto di terzo paesaggio, hai fatto molti pensieri rispetto a questo tema, perché appunto il terzo paesaggio ci mette di fronte a un'idea di paesaggio, appunto, no? Che potrebbe essere anche letta come una specie di malattia del paesaggio da un certo punto di vista. Ecco, però è anche un luogo dove appunto si manifesta quello che è fuori dalla norma, che non è normato, che non è regolamentato, quindi è uno spazio comunque sia di imprevisto, imprevedibile, uno spazio di sorpresa, uno spazio di scoperta, uno spazio di tensione, di contraddizione. Ma sono molto d'accordo con le cose che ho sentito dire poco fa dai Dom sul tema del terzo paesaggio, proprio perché è il luogo che ci mette a contatto mentalmente e fisicamente con quella natura che è una natura non addomesticata e non sfruttata da un certo punto di vista, cioè è un paesaggio e quindi anche ovviamente una natura psichica in questo senso, quindi è un paesaggio che il terzo paesaggio di Clément è un paesaggio che crea degli anticorpi per aiutarci a difenderci anche da certi paesaggi, diciamo così, di imbalsamazione cosmetica e commerciale, penso a certi centri storici ipergentrificati, penso a certi borghi antichi che vengono, come dire, imbelliti e prettified, come dicono gli inglesi, oppure penso a delle dimensioni pseudoestetiche globalizzate che annullano il senso della varietà e che sono organizzate in dimensioni anche qui sociali per etno-chic piuttosto che etno-pop. E naturalmente penso che il terzo paesaggio, mettendoci in contatto con la varietà e l'imprevedibile, ci aiutino anche a costruire uno sguardo sui luoghi più contaminati dall'inquinamento, dal degrado o dalla trascuratezza. Oggi viviamo in un'epoca, credo, in cui ciascuno coltiva molto il giardino privato. Per questo invece credo che sia molto bella l'idea di un giardino, come dicevamo prima, aperto e transitabile, ma questo non soltanto dal punto di vista paesaggistico, proprio anche dal punto di vista identitario. Un giardino privato che è autoconsolatorio, che privilegia io sono diverso da te perché ho queste caratteristiche e quindi io sono in un gruppo a cui tu non appartieni, mentre invece forse bisognerebbe imparare a coltivare più la somiglianza che non l'identità. In alternativa viviamo anche in paesaggi pubblici che però spesso appunto sono sfigurati, sono riempiti di cartelloni, sono resi iperobbedienti, iperresidenziali. Quindi in questo senso Clément ha avuto, tra l'altro in tempi non recenti, una bellissima idea a costruire questo concetto di terzo paesaggio che anche psichicamente, ripeto, mi sembra molto utile, perché nei luoghi urbani o nei luoghi comunque toccati dal lavoro dell'uomo, compaiono appunto queste erbe, questi arbusti, queste piccole foreste nell'abbandono, questi fiori sull'autostrada, e non per essere poetico, ma per ricordare che anche questa è una forma di biodiversità e di alterità, e come tutte le alterità e come tutte le diversità possono essere inquietanti, possono portare a spavento e non di rado, infatti, questo tipo di natura risorgente, che è anche una natura un po' zombie certe volte, sicuramente selvatica, può essere chiamata una dimensione borderline e quindi portare con sé un'infrazione, uno scarto rispetto alle nostre costruzioni, alle nostre convenzioni e anche ai nostri conformismi. Ma stare nel paesaggio è anche questo. Mi piace molto ricordare una bellissima un bellissimo neologismo del poeta Andrea Zanzotto, che non parla dello stare nel paesaggio, ma dice: io credo nel paesaggire, cioè nel depositarsi fisicamente, sensorialmente e
diciamo, essere abitati a questo punto dal paesaggio. Per raccontare che cos'è il paesaggire, Zazzotto ricorda il rasoterra della sua esperienza, per esempio, durante i rastrellamenti, e dice che questo fa diventare il paesaggio un deposito di tracce, e che stare nel paesaggio, dice Zazzotto, veramente non un poeta paesaggista in senso decorativo, ma invece il grande poeta del paesaggio, nella nostra tradizione poetica, lui dice che stare nel paesaggio comporta eritemi, comporta diffrazioni, comporta offese alla pelle, e questo impedisce la costruzione consolatoria del paesaggio, e quindi necessariamente ci fa stare con tutti gli eritemi, appunto, e le infiammazioni che questo può portare, sia fisiche che psichiche, ci consegna necessariamente al terzo paesaggio, che è la possibilità di una crescita selvatica, ma anche sorprendente. Un'altra domanda che vorrei fare ai DOM è questa. Allora, anche a partire dal titolo del nostro convegno, no? Che si intitola appunto Reality, ma con il punto di domanda. Con il punto di domanda perché? Perché mai come in questo momento, no? Ci pare siamo sopraffatti dalla realtà, e mai come in questo momento ne abbiamo dubitato. Allora, la domanda che vi vorrei fare è: quale linguaggio possiamo usare, che tipo di rappresentazione possiamo usare per poter entrare in questa realtà che è in questo momento così prepotente e al tempo stesso così ambigua e così sfuggente? Sì, io sono d'accordo sul dubbio, sulla realtà. Più che altro mi sembra adesso siamo schiacciati tra due poli di realtà, che sono quella del corpo biometrico, degli ospedali, delle città vuote e chiuse, quella dei siti tecnologici, cioè della realtà apparentemente immateriale dell'internet. E invece mi piacerebbe riconnettermi anche a Mindscape, e mi piaceva l'idea dell'essere plurali, del pensare che fosse finita l'epoca monoteista dell'unico luogo che noi siamo, quindi rivendicare di essere più luoghi, anche quelli in cui non siamo ancora stati, come diceva prima Valerio. E questo riferimento di Vittorio mi ha ricordato un altro riferimento a me caro, che è Rimbaud di Una stagione all'inferno, e lui diceva: parecchie altre vite mi sembravano dovute. E lo diceva proprio in un passo in cui accennava anche alla malattia, perché diceva che la sua salute era minacciata e cadeva in sonni di parecchi giorni, e quando si alzava ritornava in sonni ancora più, continuava sonni ancora più tristi. E la sua risposta era: dovetti viaggiare e distrarre gli incantamenti adunati sul mio cervello. Quindi il primo linguaggio per distrarre questi incantamenti sul nostro cervello è il linguaggio sicuramente del fuori, per affrontare questo tempo e quindi recuperare il fuori anche con la nostalgia, se vogliamo, di queste vite che c'erano dovute, che prima c'erano narrate in luoghi reali. Questo fuori io lo intenderei come un risveglio anche all'esperienza esperienza reale, che tutto sommato ci manca, quindi come immersione, recupero e anche reinvenzione del paesaggio da incontrare, quindi non più ribaditi alle scrivanie, come avrebbe detto un altro poeta, non più, ma accettare le altre realtà, camminare, solo così i luoghi possono essere punti di rottura dialettica dell'io, che adesso è esclusivamente impaurito. Quindi anche guardarci, essere guardati in questa finestra dell'internet non ci basta, perché ci può impaurire ancora di più. E tra la scrittura e lo sguardo, questo lavoro nel paesaggio è anche un lavoro di smarrimento. Qualcun altro avrebbe detto: una città si conosce solo smarrendoci, che vuol dire che la presa sul paesaggio non è immediata, però è anche qui magari
si può ripensare anche allo spazio pubblico, cioè lo spazio pubblico è sempre una negoziazione politica, se vogliamo, anche nella sua contestazione, anche per esempio nel 2016 scrive a Parigi l'Odissea dello spazio pubblico, riscrivendo tutte le strade, però è sempre una negoziazione, è sempre una diatriba amministrativa, se vogliamo, no? Anche nella anche nel gesto della trasgressione, che oggi deve rispondere a uno spazio totalmente dato al controllo. Invece nel paesaggio c'è anche una presa non umana, che è qualcosa che non interessa, c'è anche un smarrimento e un non poter decidere noi, come nel terzo paesaggio, quindi una parte di inconscio che è riaccettata. E, però poi si cerca anche di riorganizzare il paesaggio dei vivi nuovamente. E quindi se il paesaggio c'è, cioè, smarrimento, vorrei anche riaccettare anche un'altra idea di Mindscape, che è quella del paesaggio come non puramente visivo, quindi linguaggi, gli strumenti di linguaggio di cui avremo bisogno non saranno mai esclusivamente visivi, ma anche extralinguistici, quindi anche fatti di incontri, di cibo condiviso nelle strade, di balere, di musica tra le rovine e di tutto quello che viene messo in campo nel teatro, come immagine in movimento, immagine sempre in movimento, come immagine fatta di voci, immagini suoni, immagini giardini. Questo. E poi volevo leggere invece una frase di un altro sapiente del paesaggio, cioè una che altro dedicata a Louis Balz, che era uno dei New Topographic Movement, e Antonello Frongia, che è un critico della fotografia, usava Paul Valéry per dire: il determinismo è il solo modo di rappresentarsi il mondo, l'indeterminismo è il solo modo di viverci. E secondo lui l'opera di Balz ci ricordava che la precisione dello sguardo e il rigore del pensiero potevano aiutarci a contrastare l'opacità del mondo, ma solo trasformando impercettibilmente le nostre percezioni si poteva sperare di cambiarlo. Ora sicuramente nessuno avrebbe l'ambizione di sperare di cambiarlo, ma magari di sperare di viverlo. E rispetto a questo vorrei anche dire che inizio settimana e non ci ricordiamo più momenti di relazione o di tempo libero del non lavoro e di tempo del piacere, quindi anche questo secondo me è uno strumento di linguaggio da recuperare di un tempo altro. Io in realtà avrei avuto ancora una domanda per voi che forse però vediamo se riusciamo a rispondere, se riuscite, bravissimi come siete, a rispondere sinteticamente a questa domanda, che in realtà è una domanda vastissima, che era quella con cui mi sarebbe piaciuto concludere. E la domanda è così secca: ma paesaggio e spazio pubblico sono concetti sovrapponibili? La parola ai dom. Rivolta la domanda. La parola ai dom, poi magari anche Vittorio ci dice qualcosa. Valerio, prego. Dunque, sì, è una domanda molto scivolosa. Proviamo a pensare che no, non siano due concetti sovrapponibili. E partiamo dal presupposto che sia paesaggio che spazio pubblico sono espressioni tensive, cioè sono definizioni che contengono moltissime oscillazioni. Però sì, sono due parole chiavi, senz'altro, come stavamo dicendo, che hanno un po' guidato il nostro lavoro, per cui proviamo a mettere sul piatto alcune questioni, alcune riflessioni. C'è stata questa pubblicazione del 2019 di Federica Castelli, che è una filosofa, un'attivista, una femminista, in cui affermava che un tratto ineliminabile dello spazio pubblico è la sua contestabilità, cioè la necessità di una ridefinizione continua. Cosa può essere pubblico e cosa no, e come va gestito, quali soggetti, quali pratiche sono ammesse e quali no. Però volendo cercare di dare una definizione, diciamo, più generale, potremmo dirci che lo spazio pubblico è quella porzione di superficie terrestre, generalmente urbanizzata, in cui l'umano si organizza per convivere più o meno democraticamente, esercitando i diritti e i doveri della cittadinanza, osservando o disattendendo o entrambe le cose un sistema di norme, di statuti, di leggi che regolano il comportamento collettivo e che dovrebbero tutelare l'interesse pubblico. Norme che però sono sempre situate, cioè in spazi, in storie, in narrazioni più o meno condivise, in sistemi economici di potere, per cui non sono mai norme innocenti, neutrali.
E sempre Federica Castelli ci ricorda come lo spazio pubblico sia da una parte materiale, quindi strade, piazze, parchi, teatri, e soprattutto corpi, ma anche metaforico, cioè discorsivo, politico, perché sappiamo che lo spazio pubblico è attraversato da degli assi di privilegio, cioè non è uguale per tutti e per tutte camminare per strada, abitare e attraversare lo spazio pubblico, non siamo tutti e tutte sulla stessa barca, perché sappiamo che per i corpi sessualizzati, corpi razzializzati, disabilizzati e in generale per tutti i corpi marginalizzati, lo spazio pubblico può essere molto poco ospitale e generare molta disuguaglianza. In un articolo su Doppio Zero che recensisce questo testo di cui parlavamo di Federica Castelli, c'è una bellissima riga che volevo leggervi. Ciò che pensiamo e facciamo dello spazio e nello spazio ha delle conseguenze decisive a livello pubblico. E ciò che pensiamo e facciamo del pubblico ha delle conseguenze decisive a livello spaziale. Quindi bisognerebbe poi parlare di proprietà privata, di confine tra pubblico e privato, di allontanamento forzato dallo spazio pubblico, di spazio di daspo urbano, di detenzione. Mentre invece sulla seconda nozione di cui abbiamo già un po' parlato, e Vittorio anche ce ne ha parlato, che è quella di paesaggio, forse non ci dilungheremmo, diremmo soltanto che per Dom il paesaggio non è solo una categoria del pensiero umano, ma anzi è un allargamento possibile, è esattamente quel campo di forze e di tensioni, materiali e immateriali, viventi e non viventi, umane e non umane, estetiche, politiche, di cui stiamo parlando, di cui parlavamo, e in cui siamo tutte e tutti immersi, che quindi che condividiamo e che ci trasformano. È come il presente spaziale di cui facciamo costantemente esperienza, ed è per questo che parliamo sempre ancora di corpi quando parliamo di paesaggi, ed è per questo che molti dei progetti che curiamo affondano dentro pratiche di percezione, di ascolto e di relazione. Perché in effetti sembra che entrambi i concetti abbiano in comune questa questione della relazione e della interdipendenza in qualche modo. E forse questo è stato uno dei tratti che più di tutti ci ha spinti a lavorare su questi temi. Vittorio, vuoi aggiungere qualcosa? Aggiungo pochissimo. Prima di tutto aggiungo un motivo di grande felicità, cioè di come un quasi anziano psicoanalista che per definizione sta sempre in poltrona e quindi cammina poco, non è molto un uomo che cammina, però si riconosce e si rispecchia nelle cose molto belle e molto importanti che ho ascoltato dai Dom, che invece fanno teatro, quindi hanno un uso più sicuramente più disinvolto del mio del corpo, e poi appunto sono uomini e donne che camminano, e quindi vedere come mettersi in una posizione di ascolto, di riflessione e di confronto col tema del paesaggio può veramente produrre delle confluenze e delle sintonizzazioni che sono sorprendenti, ma al tempo stesso sono molto nutrienti. Quindi partirei da qua, che come spazio pubblico, che è una porzione del paesaggio, sono d'accordo che il paesaggio non coincide con lo spazio pubblico è una porzione addomesticata, condivisa, necessaria, ma anche colma di convenzioni e colma anche di ingiustizie e di privilegi o di non privilegi. Ecco, questo è un paesaggio, perché poi per la maggior parte di noi, se non appunto quando usciamo dal contesto e dalla cornice, è il paesaggio urbano o il paesaggio o, diciamo, civilizzato dentro il quale ci si muove. È bello pensare che questo è un paesaggio contenuto in un altro paesaggio, ma la mia, diciamo, posizione non è che c'è lo spazio pubblico o la wilderness dove non c'è l'uomo, perché come dicevo prima, anche il paesaggio della wilderness è un paesaggio che diventa culturale nel momento in cui lo pensiamo o lo guardiamo, o attraverso la sua storia pittorica, o attraverso la sua storia letteraria, o attraverso la sua storia politica, e naturalmente attraverso l'esperienza che ne facciamo quando lo attraversiamo. Quindi è importante concentrarsi sullo spazio pubblico, importante ricordarsi che
nello spazio cosiddetto non pubblico esiste comunque la nostra presenza di memoria, di identità collettiva, delle cose buone e delle cose cattive che possiamo fare, e soprattutto non dimenticare che pubblico o diciamo così non regolamentato, lo spazio del paesaggio è comunque lo spazio dell'esperienza psichica ed è l'orizzonte sempre irrinunciabile della nostra condizione. Bene, allora io ringrazio moltissimo Vittorio Lingiardi, Valerio, Leonardo e Arianna dei DOM per essere stati con noi. Io personalmente ho trovato questo dialogo molto interessante, quindi grazie davvero. Grazie. Saluto tutti quelli che ci hanno seguito e l'appuntamento è per domani sempre alle 18 con una nuova parola che sarà crisi, e ne parleremo con il filosofo Salvatore Natoli e con la compagnia catalana Agrupación Señor Serrano. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Grazie. Ciao, grazie.